Buon mercoledì a tutti, gentile pubblico che segue puntualmente la nostra rubrica quotidiana. Ben ritrovati, eccoci qui, come sempre sapete noi siamo sul pezzo e quindi cerchiamo di capire un po' quello che accade per darvi notizie, informazioni quotidiane, proprio grazie alla nostra rubrica Canale 2 C'è. Oggi parleremo di politica, parleremo un po' di quello che accade nella nostra città, come sapete nei giorni scorsi abbiamo anche dato voce alle forze di governo, ma per andare un po' più in profondità nelle notizie è anche giusto capire cosa si dice dalla parte avversa. Abbiamo con noi in collegamento Skype Pasquale Lomurno, che oggi parla proprio come portavoce del centrodestra. Buongiorno e ben ritrovato. Che si dice? Buongiorno a te, portavoce del centrodestra. Ho detto oggi sei in veste di portavoce. Sì. No, vabbè, io ho un ruolo che è quello degli enti locali di Forza Italia come rappresentante sul territorio, quindi comunque sia, insomma, non è questo. Ringrazio te, effettivamente, se non ci fosse la vostra trasmissione, insomma, che informa la città, saremmo all'oscuro di quello che accade, se non nei comunicati che spesso non ricalcano assolutamente la realtà, perché sono comunicati di facciata, tipo la nota che è stata pubblicata da parte del Partito Democratico, che veramente, insomma, è da Striscia la Notizia, insomma, non è possibile, perché basta leggere e scorrere perché uno si rende conto che stiamo veramente a scrivere delle cose insensate. Non è possibile che si possa dire questa si fa ad horas domani oppure massimo entro giugno 2021. Giugno 2021 è in politica come se fosse domani. Quindi, siccome ci sono dei tempi, ci sono, e poi alcune cose sono anche molto molto complesse, insomma, hanno bisogno di una valutazione e di un confronto che credo non ci sia stato, almeno da quello che traspare, né tra le forze di maggioranza, tantomeno sia il sindaco, sia lo stesso PD, la presidente della commissione urbanistica, si è così peritata di chiamare la commissione, di informare, perché non è che tu prima scegli, poi decidi, puoi anche farlo, nel senso che tu scegli il percorso che vuoi fare, però quantomeno informi, condividi, ascolti, poi lo pubblichi dicendo io ho scelto perché ho la maggioranza e mi porto avanti. Ma non è possibile che tu debba scegliere senza che vengano a un certo punto, perché poi se si fa un'analisi vera e andiamo anche ad esaminare i voti che ci sono stati, è vero che la legge consente a chi prende un voto in più di avere la maggioranza, però è anche vero che c'è una gran parte, pari almeno il 65%, 70%, che non ha votato per il centro-sinistra, per la Melodia, ma ha votato una parte per Antonella Terza e una parte per Giovanni Saponà. Quindi la rappresentanza che loro come maggioranza hanno è una rappresentanza di legge, ma che non corrisponde alla vera realtà. Quindi quantomeno sia per rispetto istituzionale nei rapporti tra maggioranza e minoranza, sia per quanto riguarda proprio una presa d'atto di quelli che sono i numeri, perché i numeri non si possono cambiare, in cui dovrebbero rendersi conto che c'è una parte che è rappresentativa di una gran parte della città che non viene assolutamente, diciamo, interpellata, non si sentono le idee, non si effettua un confronto. Però consentimi Pasquale, insomma, chi governa deve prendere le decisioni. Ho capito, quindi... ma le decisioni che riguardano, che impattano una città, le decisioni sul momento, quelle che hanno, diciamo, un effetto nel giro della legislatura, va bene, ma se tu fai un tipo il Pinqua, che è una cosa che dovrebbe durare per anni, un confronto lo vuoi fare o non lo vuoi fare? Perché tu vai ad impegnare comunque l'amministrazione comunale, vai ad impegnare per scelte che saranno realizzate in un arco di tempo che può essere 4-5 anni, quindi tu devi avere il dovere di ascoltare. Poi, con la forza dei numeri, puoi anche decidere di andare avanti, però quantomeno ascoltami, insomma. Ascolti che non c'è stato. Diciamo che il Pinqua è uno dei tanti temi che riguardano la nostra città, però è anche giusta come osservazione, proprio perché è un qualcosa che riguarda il futuro, l'orientamento, una direzione, ecco,
che dovrebbe o potrebbe intraprendere la nostra città, sarebbe giusto condividere questo assieme alle forze politiche anche dell'opposizione. Però insomma, con una che semplice la politica... precisazione, che tanto si è potuto fare il pinqua, perché un'amministrazione, quella presieduta dal sindaco Stacca, dette l'incarico per realizzare il DPRU allo studio Fuzio di Bari. DPRU che poi è stato adottato quando era sindaco Giacinto Forte, e alcuni che siedono in maggioranza non votarono quel provvedimento. Poi è stato approvato in via definitiva, perché gli iter sono molto lunghi, durante l'inizio dell'amministrazione Melodia, all'inizio del 2019, quindi ai primi mesi del 2019. Quindi non è che, insomma, ecco perché dico, quindi se non ci fosse stato questo strumento, non si sarebbe potuto partecipare ai vari bandi, perché quello è uno strumento generale di programmazione che ti consente, qualora il governo stanzi delle somme per degli interventi di riqualificazione territoriale, di miglioramento della qualità dell'abitare, di dotare la città di impianti sportivi, di spazi verdi, ti consente di poter partecipare. Quindi quantomeno per un fatto anche, diciamo, di continuità amministrativa e di riconoscimento che qualcuno ha pensato negli anni precedenti di mettere il Comune di Altamura nella condizione di poter diciamo, partecipare ai bandi pubblici che il governo nazionale o la regione Puglia mettono in campo. Quindi, Lomuno, ecco, proprio sul Pinqua, io in una trasmissione ho avuto proprio ospite la nostra sindaca di Altamura, siccome dei tre progetti presentati, chiesi nell'eventualità quale dei tre vi piacerebbe di più. La sindaca affermò che il progetto che vorrebbe, insomma, al quale vorrebbe, diciamo, dare un futuro, una continuità, sarebbe proprio quello della sistemazione di Viale Traiano, che va giù poi fino all'area dei Cappuccini, social housing nell'ex monastero dei Cappuccini, e rifare un po', anche sfruttando i bonus, tutte le vecchie case popolari, ecco, di Viale Traiano. Quello sarebbe per lei stato, diciamo, il progetto dei tre, insomma, che diciamo, se proprio, ecco, doveva sceglierne uno, sarebbe piaciuto di più. Allora, su questo tieni conto che poi praticamente il Pinqua non è altro che un po' il famoso PIRP dei tempi lontanissimi, quando era sindaco Plotino, e il famoso piano integrato, e il PIRP di quando era sindaco Stacca. Insomma, tutto sommato sono un po' quelli messi insieme, rivisitati. C'è solamente una parte, diciamo un terzo asse del progetto, che è quello delle piste ciclopedonali, sistemazione Santa Teresa, via dei Mille, insomma, ad arrivare poi verso via Le Martiri e a scendere. Sul fatto delle piste ciclabili, insomma, ci sarebbe anche da verificare la reale fattibilità. Io quello che contesto è questo. Ci siamo preoccupati, anche perché nell'ambito, diciamo, di quelli che sono i soggetti che hanno partecipato a questo, oltre i privati, c'è anche l'ARCA, l'ex IACP. Mi va bene una riqualificazione di quegli appartamenti, che peraltro sono di proprietà, non dimentichiamo, dell'IACP, perché quelli che ci abitano lo hanno in diritto di superficie, per cui lo possono occupare per 99 anni, poi rinnovabili, ma la proprietà comunque rimane in capo all'IACP. Però è anche vero che c'è una situazione che è quella delle scuole, perché se proprio vuoi fare il 110, anche per un fatto di carattere non solo di, diciamo, di immagine estetica, quella del rifacimento del cappotto, cambio degli infissi, sistemazione per quanto riguarda il riscaldamento, insomma, ma c'è anche un fatto di tipo ecologico. Perché se tu vai a fare delle operazioni con il 110, che riguarda anche una sistemazione dei fini della vulnerabilità, quindi della stabilità in caso di terremoto, quindi dovrebbe aver avuto priorità semmai le scuole, hai anche una riduzione dei consumi. Quindi un'amministrazione che si riempie e si sciacqua sempre la bocca di essere ecologica, ma poi nei fatti non è. Perché tu, così facendo, tu vai a risparmiare in termini, diciamo, di spese di riscaldamento e di consumi energetici, ma vai anche a fare un'operazione di qualificazione ai fini, diciamo, dell'ambiente.
Allora, queste cose qua, per esempio, in un confronto tra maggioranza e minoranza si potevano anche, insomma, mettere sul campo e qualcuno avrebbe suggerito questo. Vabbè, ormai è partito il trino. Lomurno, Facciamo. io, ecco, se mi consenti, però vorrei tornare un po' nella cronistoria dell'ultimo periodo politico. Ecco, nella nostra città, il Partito Democratico, giorni fa, magari ricostruiamo un po' la vicenda per chi si ponesse in ascolto in questo momento, magari per chi non avesse un po' unito i pezzi del puzzle, il Partito Democratico ha aperto una crisi. Questa crisi è rientrata nel giro di 24 ore. C'è stata una riunione di maggioranza, però alla fine il Partito Democratico ha fatto, come si suol dire, la lista della spesa, ha chiesto alle forze di governo, quindi alla sindaca e al suo gota che le sta più vicino, di essere preso in considerazione, di essere preso maggiormente in considerazione in quanto forza politica della maggioranza che ha preso il maggior numero di voti. Ma da quello che si è capito, il problema è stato apparentemente chiuso. Sembrerebbe che, insomma, sulla storia non si sia trovata un'intesa, un accordo. Ecco. Allora, secondo me, a parte che questa è la seconda crisi vera, perché non ci dimentichiamo che c'è stato il cambio, insomma, di diversi assessori, questo non più tardi di 6-7 mesi fa, quindi la loro fortuna è che il Covid purtroppo crea una cappa dove tutto viene sottaciuto, perché i consigli non si fanno in diretta, quindi è impossibile praticamente, sai, fare anche un confronto, perché tramite questi strumenti Skype si puoi farlo, ma è molto molto limitato. Tante riunioni saltano, la partecipazione è sempre con queste piattaforme, queste, quindi è una cosa molto molto virtuale, poco, diciamo, reale. Ma quindi questa crisi va avanti, va. Hanno sostituito degli assessori e ne hanno fatti altri. Con dei motivi, non dimentichiamoci quello che è successo, che addirittura alcuni assessori sono stati sfiduciati in diretta durante il Consiglio Comunale e peraltro con poco garbo, prima che facessero il loro intervento a cui erano stati chiamati da parte dell'opposizione e dalla stessa maggioranza in quanto relatori del provvedimento. Io non ho mai visto una cosa del genere e credo di avere un'esperienza almeno di 40 anni nell'attività politica. Si sostituiscono, nessuno dice nulla agli assessori, però insomma, lo si fa con garbo e lo si fa senza i clamori della diretta televisiva, una cosa veramente, insomma, un po' assurda, quindi non è possibile una cosa del genere. Ebbene, ed è questo. Ma se vediamo la lista della spesa, ci sono alcune cose che veramente sfiorano l'incredibile. Prima, insomma, a parte il metodo, perché quella cosa là tu la vai a confrontare in maggioranza, no? Che diventa di pubblico dominio. Vabbè, su questo. Poi tu apri una crisi, poi c'è un confronto e presenta la lista della spesa. Io credo che sia un po' estemporanea il percorso seguito. Ma se poi andiamo nel merito di quelle che sono le richieste, nel momento in cui mi dici facciamo la rotazione dei dirigenti in un comune, diciamo, un po' incessato, perché non c'è un accordo su quello che è, diciamo, quello che si vuole fare o una visione per il futuro, a parte quello che si dichiara, beh, insomma, molto genericamente. Ma se mi cambi i dirigenti, mi cambi i funzionari, tu incessi il comune per mesi, per cui sì, è contraddittorio, perché mi dici cambiamo i dirigenti, cambiamo i funzionari, però poi voglio che queste cose qua, e fai un elenco, li facciamo domani. Non è possibile, perché chi arriva, che sta, non so, nel settore lavori pubblici, giustamente ha bisogno di tempo per verificare, capire quello che è il percorso da fare. La stessa cosa che stanno urbanisti, che lo spostano i pubblici, è idem. Poi ci sono alcune cose strane su cui non si parla. C'è un appalto di 5 milioni di euro alla famosa rigenerazione urbana, il rifacimento del posolato per le vie principali del centro storico, Corso Federico, via Santa Caterina, via Gian Domenico Falcone, insomma, e così via. È inutile che siamo. E là è previsto anche il rifacimento dell'acqua e fogne, perché risale ai tempi di Mussolini l'acqua e la fogne, e c'è da fare poi l'interramento dei cavi, per quanto così si evita pure quella bruttura di vedere cavi sui fabbricati. Questa gara è stata aggiudicata da oltre un anno, non si sa più niente. È una cosa. Quindi tu hai da fare quello, pensa a risolvere almeno i problemi che hai in corso. C'è una città che è completamente
sotto il profilo degli asfalti è un colabrodo. Le grandi cose sì, però ci sono anche le cose, diciamo, giornaliere da fare, dove centinaia di persone ti bestemmiano tutti i giorni perché prendono la buca o perché si rompono le macchine, le gomme, perché ti fanno una citazione. Quindi almeno sono quelle cose che si possono fare con una certa, diciamo, semplicità, anche perché hanno un periodo favorevole. Loro, non dimentichiamoci, che hanno trovato milioni e milioni di euro dovuti al fatto che per 20 anni c'era il patto di stabilità nei bilanci dei comuni, tra cui anche quello di Altamura, e quindi i soldi, anche se c'è, non si potevano spendere. Quindi ha avuto la fortuna di avere milioni e milioni a disposizione, grazie alla finanziaria del 2018. Quindi tu dal gennaio, febbraio 2019 avevi queste somme a disposizione, che ce li hai. Quindi non è nemmeno diciamo, la difficoltà a trovare i soldi, però hai difficoltà nel programmare delle cose che si possono realizzare. Allora, i grandi progetti, la visione di una città, sta tutto bene, però ci sono le cose giornaliere che bisogna fare e niente. Come per esempio, non è possibile che si spendano 350.000 euro per attrezzare l'hub al palazzetto dello sport. Mi va bene, andava fatto. O la stessa cosa al campo sportivo, una parte per i vaccini e l'altra parte per quanto riguarda I tamponi. i tamponi, dopo aver già speso un bel po' di soldi per quel campetto di Via Treviso. Bene, abbiamo il vecchio ospedale. Se proprio dovevamo spendere i soldi, visto che paga il comune, e si diceva là, sì, io li spendo, però investiamo sul vecchio ospedale di Via Regina Margherita, perché rimane una cosa stabile, perché anche lo stesso palazzetto, nel momento in cui si riprende l'attività sportiva, che fai? Smonti tutto? Oppure dice alle squadre, ragazzi, non si gioca per chissà quanto tempo, la stessa cosa al campo sportivo. Sono scelte umorali, ma vabbè, vorrei dire un'altra parola, ma insomma, evitiamo, proprio delle scelte sciocche, diciamo questo. Perché tu quando investi le somme, che peraltro sono somme pubbliche, che ti rinvengono dalle tasse che pagano i cittadini o dei trasferimenti dello Stato, un attimo di riflessione ci vuole pure, ci vuole. Questo, perché se proprio volevi una soluzione di emergenza, per esempio, ci sarebbe stato l'ex mattatoio vicino a Sant'Agostino, che è attualmente chiuso, si poteva pure fare là, si poteva fare qualche cosa. E nel frattempo sistemavi un progettino nel vecchio ospedale che ti rimane, perché visto che anche gli stessi virologi ci dicono che questo sarà uno dei vaccini, che poi ce ne saranno altri che continueremo a fare. Quindi ci vuole una struttura, diciamo, fissa, non può essere una cosa temporanea che mettiamo e smontiamo, perché parliamo di 350.000 euro. E quindi tu Questo è il magari nostro vorresti, avresti voluto dirottare questo investimento nel vecchio ospedale di Viale Regina Margherita, ma non nella struttura quella antica, in quella struttura più nuova. Ma non sono io a poter decidere se quella antica o quella più nuova. Dovevano essere i tecnici a valutare qual era quella, diciamo, percorribile anche in tempi brevi, o quella che si prestava meglio alle esigenze. Però, cioè, il palazzetto, rendiamoci conto, nel momento in cui tu vai a fare una cosa al palazzetto, poi che cosa fai? Lo smonti fra 3 mesi? Oppure gli dici, ragazzi, i palazzetti non si gioca più, non ci si allena più. Vabbè, poi insomma, ci dobbiamo mettere d'accordo con quelle che sono le esigenze. Da una parte l'esigenza è quella di fare i vaccini, dall'altra parte l'esigenza insomma, dei ragazzi, delle squadre, che comunque abbiamo sul territorio, quindi insomma, mi sembra delle scelte veramente poco ragionate, diciamo così. Come Vabbè, comunque tocca decidere a per chi governa, esempio tra Pasquale, le così è, richieste che ha insomma. fatto anche il PD, ha fatto una cosa: loro vogliono portare avanti il progetto che è stato presentato da alcuni tecnici e da una ditta di costruzione, realizzazione del parcheggio nel campo sportivo Cagnazzi, dove chiaramente il campo sparisce, ci sono due campetti multifunzionali, c'è cioè un tennis o calcetto. Ma questa scelta, se mi consenti, la maggioranza ha chiaramente il potere di farlo, ma un confronto lo vuoi fare con gli altri gruppi che rappresentano comunque una parte della città? Questo è tu. Poi addirittura mi scrivi da farsi entro giugno 2021, significa veramente che stiamo dicendo delle cose da Striscia Notizie, insomma, ci starebbe, perché non è che tu così approvi un progetto, cioè è una cosa insomma, un po' lunga, puoi anche approvarlo. Però insomma, un confronto, quando l'hai avuto il confronto con la città?
con i forum che hanno fatto la partecipazione a questo programma che si chiamava Qualità dell'Abitare, che sono partiti il 2 di febbraio e sono terminati il 2 di marzo. Però anche qua c'è un qualche cosa che fa sorgere non dei dubbi, ma fa sorgere un dubbio così grande. Tu prima ancora, cara sindaca Melodia, cara giunta comunale, cara maggioranza, prima ancora che si chiudesse il confronto con le associazioni, con i portatori di interessi generali diffusi o comunque per i partnership privati che hanno inteso partecipare, quindi dal 2 di febbraio al 2 di marzo, tu il 15 di febbraio al 14 hai fatto una delibera con cui davi l'indirizzo al dirigente di predisporre i bandi che poi sono stati pubblicati il 4 di marzo con scadenza il 18 marzo, per cui solo chi sapeva poteva presentare un progetto, perché non è che sono cose che si fanno dalla sera alla Ah, il mattina, lo progetto sapessimo non è che si bene. presenta così, è certo. Non ci prendiamo in giro. Ma hai già dato degli indirizzi, quindi anche questo modo di fare significa prendere in giro. Tu fai i forum per sentire come la pensano e poi decidi 15 giorni prima che i forum si chiudono che cosa devi dare come indirizzo al dirigente. È tutta una cosa strana. No. Ah, saremo a vedere. E vabbè, Lovurno, allora siamo diciamo, arrivati quasi in conclusione della missione. Abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato insomma, del vostro punto di vista dei partiti del centrodestra. Vogliamo parlare della discarica Le Lamie. Adesso Sì, pare, allora, insomma, arriverà qualche soldino dalla regione sulla per. discarica delle lame, cioè veramente ora a parte insomma, le solite cose dette, quelle di prima, se vogliamo fare la storia, la discarica è nata con l'amministrazione di centro-sinistra, ma fu comunque una conquista perché fu una delle prime discariche controllate in Italia. Non dimentichiamoci questo. Poi chi doveva controllare l'esercizio, chi aveva il potere di controllo, era la provincia di Bari. Quindi il comune poteva sì effettuare controlli, però sempre chiamando la provincia di Bari, perché il comune in quella discarica non aveva titolo a poter fare nulla. Tant'è vero che anche quando il comune ha fatto dei controlli, l'ha fatto tramite l'ARPA, che è l'agenzia regionale per quanto riguarda la prevenzione ambientale, perché quelli sono deputati per legge, perché ognuno deve fare il suo compito. È stata chiusa nel marzo 2008, anche se il percorso è iniziato nel 2007, dopodiché la ditta era obbligata, anche con delle polizze di garanzia versate alla provincia di Bari, che oggi si chiama città metropolitana, ad avere la cosiddetta posta di gestione, quindi fare tutta una serie di operazioni per mettere in sicurezza il sito della discarica e garantire che per un periodo di 30 anni dalla chiusura delle operazioni di controllo venissero svolte, compreso anche la manutenzione per le operazioni di sicurezza. L'amministrazione stacca, ci sono lettere, inutile che qualcuno dice chiacchiere, con cui si chiedeva alla provincia, si chiedeva alla regione di intervenire nel controllo per verificare se ci fossero in corso lavori di messa in sicurezza, perché la prima cosa è la messa in sicurezza del sito. Poi, se dalle analisi dei pozzi spia o da altri fattori che l'ARPA può rilevare, non io, te che non abbiamo nessun titolo, perché diciamo sinceramente che qua in Italia ognuno si inventa ruoli che non ha, o eppure i carabinieri del NOI, il nucleo operativo ecologico, perché sono gli altri che sono diciamo i controllori di certe cose, se vi sono o vi fossero delle segnalazioni di inquinamento, allora si passa ad un piano di cosiddetta caratterizzazione. Ma la cosa principale è la messa in sicurezza. Orbene, che cosa è successo? Che tutto è andato avanti così, senza che nessuno facesse, di chi aveva il dovere e il potere. Non dimentichiamoci che ci sono anche note scritte dall'amministrazione Stacca alla Procura della Repubblica, al Nucleo Ecologico dei Carabinieri. Quindi chi aveva, oltre che alla regione Puglia e alla provincia di Bari, città metropolitana. Se poi qualcuno non ha adempiuto, non siamo noi a poter sanzionare certi comportamenti. Ora, che cosa è successo? Che a seguito della dichiarazione di fallimento della Fradico, quindi è chiaro che tutto si è, diciamo, rimesso, perché la curatela fallimentare che aveva acquisito anche questo bene
fatto una perizia di parte dove ha detto determinate cose con il professor ingegnere Barocchetti, che non dimentico, insomma, per chi non lo conosce, fa parte del comitato tecnico scientifico della Regione Puglia, quindi non è, diciamo, un parvenu né il primo arrivato, il quale ha detto qua bisogna fare una serie di cose che ha stimato in circa 20-25 milioni. Ha restituito il bene alla società, perché chiaramente il compito del curatore è quello di prendere dei beni che si possono vendere per ristorare i La creditori. discarica non l'acquisterebbe La discarica nessuno. non è certamente un bene che può ristorare, perché alla luce del fatto che ci volevano, secondo la perizia Altri di parte, 25 milioni di euro. 25 milioni di euro, quindi assolutamente. Dopodiché è passata la regione. Non dimentichiamoci che la regione, esiste praticamente una norma che ha stabilito che i comuni che non raggiungevano un determinato rapporto di raccolta differenziata dovevano pagare l'ecotassa. Il comune di Altamura, come tanti altri comuni, con il nuovo sistema di raccolta porta a porta, diciamo, è andata nei, ha superato anzi i limiti di legge, però per tantissimi anni ha pagato l'ecotassa, che addirittura un periodo era 25 tonnellate, poi è stata ridotta, perché a seconda delle fasce che tu raggiungivi come raccolta differenziata, E quanti veniva ridotta. soldi abbiamo dato negli anni passati? Ma io credo che avremmo dato almeno da 7 a 10 milioni di euro. È perché ti tieni conto che il comune di Altamura produceva 27.000 tonnellate di rifiuti. Quindi se fossero state a 20 euro mediamente, significa quasi 1.000.000 di euro all'anno. Siccome questa cosa è andata avanti dal 2002 fino al 2019, quindi diciamo, fai tu un conto. Ed è l'altra cosa invece, perché al di là di quelle che sono, diciamo, le azioni legali che il comune sta intraprendendo, sia pur insomma, con un po' di ritardo, con un po' di cose, perché se tu ti assumi la responsabilità di voler bonificare e diventi il soggetto promotore anche per scelta della regione, devi essere anche promotore sul recupero delle somme che comunque si stanno spendendo. Quindi la regione non fa altro che mettere mano a quello che ha già preso, perché questi fondi vanno in un calderone che servono proprio per diciamo, la bonifica dei siti inquinati. Quindi su quel non ci più. Quindi la regione non sta facendo nessuna cortesia. Siccome qua abbiamo la bocca e il grande Emiliano, il grande assessore, sia Stea che quello di oggi, hanno dato i soldi. Sono soldi nostri, prima. Seconda cosa. C'è una norma, che è un decreto del commissario delegato all'emergenza affitto, fatta nel 2001-2002, ce ne sono 3 o 4 decreti, nel quale veniva stabilito che i comuni che sono sedi di impianto devono ricevere per chi viene a portare i rifiuti un contributo socio-economico ambientale che è destinato con un vincolo al miglioramento ambientale, diciamo, del comune dove ha sede l'impianto. Bene. Su questo, sempre l'amministrazione Stacca, pur essendoci una cosa che era partita nel 1985, ha iniziato un contenzioso con la ditta Tradeco per dire: scusa, tu hai scaricato, perché tanto i dati sono quelli che sono presenti in provincia, o sul sito della regione, hai scaricato per 8 anni, sono venuti i comuni Gravina, Sant'Ermo, Cassano, insomma, tutta una serie di comuni. E quindi devono pagare questo contributo. La Tradic in primo grado ha vinto la causa dicendo: io non ho aggiunto questo importo a quello che avevo pattuito con i comuni, per cui nulla ti devo, e continua la causa. Però è anche vero che noi in maniera molto previdente chiamammo, diciamo, in responsabilità prima che il credito andasse in prescrizione, perché poi tieni conto che il credito ha una durata di 10 anni, non è che tu dopo 20 anni i soldi dici: no, tu mi devi dare quei soldi, non esiste questa possibilità. Scriviamo a tutti i comuni che avevamo, come da elenco della provincia di Bari, che erano venuti a scaricare all'altro, dicendo che voi avete scaricato, secondo questa cosa, 8 tonnellate, per cui dovete darci questo ristoro. Anche là, al momento in cui c'è stata una sentenza che ha detto una cosa, è vero che c'era appello, però è anche vero che una chiamata in causa anche degli altri comuni andrebbe fatta. Quindi, cara sindaca, non puoi a un certo punto venire a dire sempre la copia di quella di prima. Ora stai tu, li risolvi tu, sei stata per 10 anni all'opposizione, strillavi sempre contro gli altri, poi se qualcuno ti dice qualche cosa, fa la risentita e tutto diventa aggressione di che cosa? Di che cosa? Hai avuto la bicicletta? Pedala, prendi la responsabilità.
Va bene, Lomurno, insomma, gli argomenti da approfondire ce n'è, però oggi il tempo a Oh, volevo disposizione solamente in l'abbiamo chiusura. utilizzato tutto, dobbiamo proprio Sì. chiudere, siamo in chiusura, No, vi in saluto. chiusura, 300.000 euro, che sono i soldi che la Regione ha pubblicato, secondo la stima fatta dalla stessa ARPA, ci sarebbero praticamente stoccati 25.000 metri cubi di percolato. Forse non bastano nemmeno a fare quello. Quindi, insomma, non ci facciamo un po' le cose un po' anche, insomma, in maniera più seria. E non per dire abbiamo fatto tutto questo, ma poi che cosa? Nella realtà, nulla. Va bene, ti ringrazio Felice, ringrazio sempre Canale 2 per la grande ospitalità. Credo aver dato delle informazioni. Poi io sono sempre aperto e veramente sono anni che dico, facciamo un confronto anche insomma, vis-à-vis, quindi non. Vabbè, ci sono dei temi dove forse un confronto sarebbe la cosa giusta, però per il momento ci piace andare così perché parlando uno alla volta riusciamo a spiegare meglio le cose ai telespettatori, anche se molti oramai amano, come si suol dire, fra virgolette, sangue arena, le cosiddette litigate televisive. Noi preferiamo andare con calma e far parlare uno alla volta in modo tale che i concetti, a noi interessa tirar fuori i concetti. Poi, laddove esistono i presupposti per mancanza di chiarezza di far parlare uno e l'altro, beh, certo, questo Mi lo dai faremo. 2 minuti, i secondi? Guarda, proprio Pasquale, siamo arrivati in Sì. coda, un minuto. Sì, allora praticamente tra gli argomenti scritti da parte del PD c'è la rivisitazione del contratto. Benissimo, sta tutto bene. Ci sono alcune cose che vanno modificate, tipo quello che avviene nelle periferie estreme, le cosiddette isole di prossimità. Però è anche vero che ci sono delle cose che vanno fatte. Sindaco, te l'abbiamo scritto, te l'abbiamo detto in consiglio comunale con gli ordini del giorno. La prima cosa, qua c'è un obbligo 113 persone full time e ne stanno 26, 27 a part time. Quindi questo è contro il contratto, la regola contrattuale. Le isole di prossimità andavano fatte in un certo modo, con cassonetti più grandi, ci sono quelli più piccoli. Bisogna che si faccia una rivisitazione perché non si può a un certo punto pretendere di mettere 100 kg in un contenitore che ne porta 50 perché si metteranno fuori, poi passare ai cittadini che sono comunque poco attenti o diciamo sporcaccioni e ci metteranno la loro immondizia. Ma una pulizia delle periferie non ci vuole molto. Le altre amministrazioni hanno speso decine, qualche centinaia di migliaia di euro all'anno per pulire periferie, che la gente è sporcaccione, lo sappiamo. Che ci vogliono le fototrappole, va bene pure, però bisogna comunque pulire, non è che si può aspettare, mettiamo le fototrappole e va bene, nel frattempo diventano montanti di rifiuti. Tutto qua. Va bene, siamo arrivati in conclusione. Prima di salutarvi, vi ricordo che giovedì 29 e venerdì 30 aprile ci saranno due sedute consiliari del Consiglio Comunale di Altamura e Canale 2 trasmetterà in diretta le sedute consiliari, anche se saranno ancora in collegamento da remoto. Grazie all'ospite che abbiamo avuto con noi oggi in studio, Grazie a te, un Pasquale saluto. Lomurno. Grazie a voi, gentile pubblico, per averci seguito. È tutto per la puntata odierna. Vi saluto, vi do appuntamento come sempre tutti i giorni alla solita ora con Canale 2. Cioè, domani vi vedrete con Arturo Castoro. Alla prossima.